È finito in parità il Derby Veneto fra Verona e la Nerossi Vicenza e il punto che le due squadre si sono aggiudicato, benché non migliori di molto la loro precaria situazione di classifica, consente tuttavia a entrambe di continuare a sperare. La vitale importanza della posta in palio faceva prevedere un incontro guardingo, duro, spigoloso, si è invece assistito a una gara aperta, piacevole e corretta. Rompe per primo gli indugi il Verona al nono di gioco con una incursione del terzino Sirena che costringe il portiere Bardin a un miracoloso salvataggio in due tempi. Ma è la Lanerossi ad andare in vantaggio al ventitreesimo minuto quando su una dosatissima punizione dell'ala destra Vendrame entra Maraschi di testa e segna. Appena il tempo di mettere la palla al centro, e il Verona pareggia. Alla ripresa del gioco fugge Mariani e sul suo cross Orazzi appoggia comodamente in rete. È il miglior momento dei padroni di casa veronesi, che dopo sei minuti segnano nuovamente. È ancora l'attivissimo Sirena che si proietta in avanti e serve Maioli, il cui tiro al volo è assolutamente imprendibile. Si rispote il Lanerossi ma i suoi tentativi di ristabilire l'equilibrio gli fruttano solo al 37 una traversa colta in pieno da Vendrame. È il decimo palo colpito in questa stagione dal Vicenza. Nella ripresa i Vicentini aumentano la pressione e pervengono al pareggio dopo dieci minuti. È un'azione un po' confusa e prolungata, con la sfera che barda sulla linea di fondo. Infine Maraschi riesce a toccare verso il centro, dove il giovane Vendrame riprende in sacca. Il terreno pesante e la fatica si fanno sentire, il ritmo diminuisce ma i giocatori non rinunciano alla lotta. Ultime emozioni in chiusura di partita, al 42 Bardin deve uscire a varanga sui piedi di Enzo, un minuto più tardi ancora Vendrame dopo un insistito dribbling, costringe Colombo a un difficile intervento. Poi il fischio di chiusura che trova Verona e Vicenza sul 2 a 2.